Maltrattamenti e lesioni personali, a Fano scatta il codice rosso per 7 donne e un uomo. Case, negozi, invasi d'acqua e fango, ecco lo scenario a Ponte Sasso. Dopo l'alluvione dei giorni scorsi, i residenti chiedono al comune lavori e risarcimenti. Il sindaco annuncia un incontro. Non possiamo stare in queste condizioni, avendo il terrore che si rimetta a piovere, perché in 20 minuti è successo questo. In 20 minuti da niente avevamo mezzo metro di acqua. Fa paura. La finanza di Ancona sequestra un terreno e denaro contante agli eredi di un pluripregiudicato per i reati di usura e bancarotta fraudolenta. È il primo caso nelle Marche. A Pesaro riapre il punto tamponi. Il servizio sarà attivo in via Lombardia dal 2 dicembre, ma solo di pomeriggio. Dai capelletti e passate l'imbrodo fino alla polenta con i fagioli, da stasera prende il via su Fano TV il nuovo programma dedicato ai primi piatti tipici di Natale. A preparare le ricette, 9 circoli della città. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Apriamo con la violenza di genere, perché il commissariato di Fano ha attivato il codice rosso in 8 episodi avvenuti nel giro di pochi giorni. Le vittime, 7 donne e un uomo, sono tutte residenti nel fanese. Hanno subito per anni minacce e sopraffazioni psicologiche, fisiche e materiali le persone, 7 italiane e una straniera, che hanno deciso di rivolgersi agli agenti del commissariato di Fano, i quali hanno allestito una stanza dedicata per fornire assistenza e raccogliere le segnalazioni delle vittime di questi episodi commessi dai conviventi, compagni ed ex. Un fenomeno al quale la Polizia di Stato pone particolare attenzione in termini di prevenzione e repressione. Di recente è stato attivato il codice rosso sotto la titolarità della Procura della Repubblica di Pesaro in 8 casi che si sono verificati a Fano. Gli agenti, diretti da Stefano Seretti, hanno proceduto penalmente nei confronti di 5 uomini responsabili in 2 casi dei reati di maltrattamenti verso familiari e in 3 di atti persecutori, oltre a lesioni personali. Inoltre hanno adottato 3 provvedimenti amministrativi dell'ammonimento, che consiste in un avviso del questore nei confronti di chi compie atti persecutori di cessare immediatamente i comportamenti molesti, con l'avviso che, in caso contrario, nei suoi confronti si procederà penalmente d'ufficio. Tra i principali motivi alla base delle violenze ai danni di 7 donne e un uomo c'era il rifiuto di accettare l'interruzione del rapporto sentimentale, spesso difficoltoso e caratterizzato da frequenti soprusi. In diversi casi, trattati dai poliziotti, gli stalker si reagivano alla separazione con un ulteriore inasprimento degli atteggiamenti prevaricatori, come continui e opprimenti controlli, anche con appostamenti nei luoghi di lavoro o di frequentazione privata delle vittime. In più, tra le condotte contestate rientrano le minacce, le molestie telefoniche, percosse e ingiurie, tanto da provocare gravi stati d'ansia e fondati timori per l'incolumità propria e dei figli. Nei casi più gravi, nei confronti di 2 stranieri, sono state applicate le misure coercitive degli arresti domiciliari e dell'allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai figli minori. In primo piano anche l'alluvione che la scorsa settimana ha provocato frane e allagamenti. Questa mattina Letizia Marchionni è tornata a Ponte Sasso di Fano per vedere qual è la situazione, ma lo scenario è ancora critico e i residenti non solo lanciano un appello al sindaco di Fano Massimo Seri, ma chiedono anche i risarcimenti dei danni. Il problema è sempre a monte, nel senso che bisogna prevenirle queste cose. Siccome sono anni, anni e anni che abbiamo questo problema, non è stato mai risolto, vuoi per l'autostrada, vuoi per la ferrovia. Con noi qui siamo dimenticati completamente. Il maltempo che la settimana scorsa si è abbattuto sulla provincia di Pesaro Urbino, creando numerosi disagi a sud del fiume Metauro, oltre al fango e ai danni ingenti causati dall'acqua entrata in garage, abitazioni ed esercizi commerciali, ha lasciato alle sue spalle anche tanta rabbia, quella dei residenti, stanchi di anni fatti di continue alluvioni e mancate risposte da parte degli organi di competenza. Qui a Ponte Sasso di Fano, il giorno dopo il nubifragio, la situazione era drammatica. Oggi, ad una settimana dalle forti piogge, un gruppo di residenti si è dato appuntamento in via Lago di Albano, nella zona detta dei laghi, fortemente colpita dal maltempo, per chiedere a gran voce risposte e soluzioni per poter prevenire gli allagamenti e non trovarsi poi soli a dover far fronte a danni e disagi. Il problema nasce dall'autostrada, dal momento. Cioè, il problema qui è sempre esistito un pochino, no? Che era un terreno acquitrino e compagnia. Però adesso, da quando hanno costruito la terza corsia, hanno convogliato molta tanta più acqua nei fossi piccoli.
E così i fossi tracimano e l'acqua viene dove è più basso, però l'acqua va sempre verso il mare. Non abbiamo mai visto che dal mare l'acqua va verso il monte, non è mai successo, purtroppo è così. Chi adesso si trova nel basso, se non trovano una soluzione di fare qualche scolmatore o portare l'acqua nei punti più alti, nei fossi più grossi, avremo sempre questo problema. Da quando c'è stato l'intervento della terza corsia, ci avevano detto che non dovevamo preoccuparci perché il Rio Crinaccio era stato adeguato alla situazione, invece non è così perché ogni volta andiamo a galla. Io direi che il sindaco deve coinvolgere Confanesi, deve coinvolgere ANAS che ogni volta va a galla, deve coinvolgere la Ferrovie, deve coinvolgere ASET che non pulisce e non adegua l'impianto fognario, e tutta la situazione qui deve essere adeguata al problema. Noi qui nel quartiere tutte le volte che piove abbiamo il problema di buttare l'acqua sulla nazionale, la nazionale va a galla, ma se non c'è uno sfogo a mare la ferrovia deve avere dei varchi dove l'acqua passa e va a finire nel mare, non ci sono, non sono stati fatti. È necessario perché altrimenti la nazionale, che è un po' dove passano tutti, andrà a galla, i cittadini di questo quartiere avranno sempre questo problema, non credo che si possa andare avanti per sempre così. Io abito sulla nazionale e tutta l'acqua che veniva giù dalla parte verso monte è finita a casa mia. Io ho un fosso laterale al mio confine, praticamente sono metri e metri cubi di acqua che venivano giù dal mio passo carrabile e dal fosso, e le ho fatto vedere prima la foto di due sfoghi a mare che sono di 40 centimetri e 40 centimetri, anzi 80 centimetri di tubi non possono compensare tutta l'acqua che veniva giù. Ci abbiamo sempre avuto il problema da anni, anni, anni con i fossi che non vengono mai puliti, mai. Di conseguenza cosa succede? Una volta all'anno che puliscono i fossi lasciano tutta l'erba che tagliano dentro, dopodiché quando piove, che fortunatamente o sfortunatamente passano qualche anno, però comunque sia, ci abbiamo sempre danni comunque, non vengono mai puliti. Il progetto c'era, l'ingegnere tutti, il progetto c'era da fare il vascone per tenere tutta quest'acqua di continenza e poi alzare il ponte dell'ANAS. Non è stato fatto, è rimasto un ponte piccolo che niente. Una roba vergognosa, proprio qui bisogna parlare con il sindaco, fare una riunione. Io penso sia ora di fare anche questo e che faccia le promesse che deve fare. Ecco, quindi mantenere le promesse, un incontro con il sindaco sarebbe una buona cosa. L'ideale, anche al centro sociale, fare un parlare di queste cose come messa a Ponte Sasso, perché qui non siamo messi bene per niente. I residenti ci hanno mostrato le condizioni in cui versano fossi e tombini, otturati da fango, sterpaglie e a volte a malapena visibili. Qui il fosso era pieno anche da prima, cioè pare che è anche piccolo, poi è pieno, si riempie facile, qui c'è un fosso molto grande che viene giù e qui finisce qui, ecco. Poi va o destra e sinistra, poi è pieno e l'acqua va tutta sopra e va tutta di là, di quel signore di là. Infatti là ha fatto un casino. Sì, questo è un tubo di scarico, però dovete spiegarmi dove scarica l'acqua. È lì, si vede chiarissimo. Questo dovrebbe portare l'acqua verso il mare. Per me la porta qui e poi verso casa mia. Quando è tanta arriva a casa mia e io nuoto dentro casa. Ora i residenti si trovano a fare i conti con i danni provocati dal maltempo, sia economici che strutturali, e nonostante in mattinata ASET sia passata a sgomberare le strade, che fino a ieri erano veri e propri cimiteri di rifiuti, c'è ancora chi pulisce e sgombera i garage, abitazioni e negozi da ciò che l'acqua ha distrutto. Questa è la quinta volta che entra l'acqua nel nostro palazzo e puntualmente siamo sempre così. Noi abbiamo fatto richiesta anche al sindaco o al comune di venire a vedere qualcosa, di poter risolvere il problema che l'acqua arriva dall'autostrada. Non abbiamo mai visto nessuno. E noi tutti gli anni che fa o un acquazzone o piove così, ci ritroviamo così tutto allagato. Io nel mio garage ho dovuto buttare via tutte e due le moto, la macchina e tutti i vari elettrodomestici. Non ho rimasto più niente. Adesso non so se il sindaco ci verrà a parlare, faremo una riunione, aspettiamo le sue... Quello che lui ci vuole dire. Poi noi gli abbiamo mandato un'email, abbiamo telefonato più volte al Comune di Fano, ma non ci hanno mai risposto in questi giorni. Questa mattina giustamente siete arrivati voi, è arrivato l'ASET a pulire tutto in modo che non, come se non fosse successo niente, cose che noi l'ASET che viene a pulire non l'abbiamo mai visto, perché nei giorni scorsi è vero, ma oggi hanno proprio pulito. Chiedo solo delle risposte, se qualcuno ci venga incontro a fare, non so, rimborsi, no, non so quello che prevede la legge, però che il sindaco ci dia delle risposte. Io mi occupo di questo appartamento che viene affittato in periodi brevi o lunghi, ed è tutto da buttare ormai,
Il signore dovrà comprare tutto l'arredamento, sicuramente. Tanto non si può affittare un appartamento in queste condizioni. Non sapremo chi pagherà, però qualcuno dovrà pagare, penso. Ora ci stiamo dando da fare, proviamo a ripulire tutto, ma ancora c'è fango che esce da tutte le parti. I danni sono ingenti, soccorsi, aiuti, non si è visto nessuno. Niente di niente, ci siamo adattati, abbiamo fatto il possibile e il prima possibile riapriamo, perché comunque chi mi rimborsa? Boh. Ecco, quindi al momento siete ancora chiusi? Non siamo del tutto operativi, siamo disponibili per chi ha bisogno di stivali per il fango, per quello sì. In un'abitazione nella zona dei laghi l'acqua ha addirittura sfondato un muro. Perché l'acqua è venuta giù proprio con fango, terra, tutto, che non riceveva da nessuna parte, fino ad arrivare a rompere il muro questo qui. Per fortuna, perché così... l'acqua ha potuto defluire e logicamente ha anche aiutato gli altri, i vicini, magari a avere meno problemi. Però quello che più problemi ha avuto in questo caso sono io. Di quanti danni si parla economicamente? Si tratta di migliaia di euro. Chiediamo che il comune faccia un sopralluogo di tutta la zona, e vada a vedere i fossi in che condizioni sono. A chi è il padrone del fondo deve riaprire se chiuso e sanzionare, il comune può sanzionare se lui non lo fa. Non possiamo stare in queste condizioni, avendo il terrore che si rimetta a piovere, perché in 20 minuti è successo questo. In 20 minuti da niente avevamo mezzo metro di acqua. Quindi fa paura, fra parentesi, fa paura questa cosa. E lo avete sentito, i residenti lamentano fossi piccoli e otturati e tubi di scarico non adeguati. Allora noi giriamo le loro richieste, gli appelli direttamente al sindaco di Fano Massimo Sere, che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Dunque, i tecnici hanno valutato le criticità, stanno intervenendo? Sì, intanto anch'io personalmente sono andato in più occasioni, adesso ovviamente non ho incontrato tutti perché negli orari in cui uno passa magari non incontra alcuni sì, alcuni no. E il problema è un po' articolato, intanto ci siamo adoperati a richiedere lo stato di calamità naturale, di emergenza, per provare a chiedere di essere risarciti. Questa è una procedura che l'amministrazione comunale chiede alla Regione e la Regione allo Stato. Se viene accolta, per questo abbiamo invitato a tutti di trattenere tutte le eventuali danni e spese documentabili. Non risarcirà direttamente il Comune? Come? Non risarcirà direttamente il Comune? No, non è nelle condizioni di risarcire. La regola prevede la richiesta alla Regione e la Regione a sua volta al Governo. In alcuni casi è stata accolta, in altri no. Noi ovviamente mettiamo tutte le ragioni, perché effettivamente c'è stata una situazione eccezionale. Poi lì c'è una situazione che negli anni si è complicata. Io ricordo quando mi sono insediato, il primo problema che ho incontrato è stato proprio quello delle esondazioni, ricordo Rio Crinaccio, e lì adottammo un percorso di analisi per capire quali possono essere gli interventi, perché al di là delle emozioni bisogna capire qual è il problema vero. E lì ci diedero delle risposte e in seguito facevo un intervento, e devo dire ad oggi quell'intervento è stato un intervento importante che ha portato risposte importanti. Però qui ci sono altri problemi evidentemente. Qui ci sono più situazioni, fra l'altro mi sto organizzando per un incontro con i cittadini, perché è bene che ci si incontri e si parli, come abbiamo fatto anche allora, e penso di programmarlo per la settimana prossima, quindi... Lo dico già da stasera, ma lo dirò anche formalmente i prossimi giorni, per la prossima settimana, perché la nostra intenzione è fare questo, capire realmente quali sono i problemi. Lì sono più di uno, dall'acqua che scende dalle colline, dalla terza corsia che ha regimentato le acque, anche dal tombamento di alcuni fossi, perché poi in alcuni casi si rincorre, si vuole che si vengano tombati, poi magari questi non riescono a ricevere come dovrebbero. Però
I nostri tecnici sono già andati, ma erano lì dal giorno stesso, la sera stessa, il domani. Ma quindi chi doveva intervenire? ANAS, ferrovie, privati? Ecco, ma con ANAS, guardi, anche oggi con il vice sindaco ero a colloquio, con l'assessore ero a colloquio con ANAS, ci incontreremo a breve. Lì sono più i soggetti con cui ragionare, però bisogna affidarsi a chi sono queste cose le comprende, ma io penso che ci sia qualche problema di carattere strutturale, perché è vero, si guarda il fosso, però il problema è a monte, perché altrimenti non risolveremo il problema intervenendo sul singolo al fondo del problema. Quindi la risposta in questo caso è questa, lo faremo, ne parleremo, ci confronteremo anche in quell'occasione di incontro, come ripeto abbiamo già fatto in passato e le risposte ci sono state. Bene. C'è una complessità e non ce lo possiamo negare, quindi nell'intervento dobbiamo capire come intervenire, perché il rischio è di fare gli interventi che poi non siano risolutivi e poi capire anche a chi rivolgerci, e penso che sia ANAS su alcune questioni, ma lo stesso sulle autostrade con la terza corsia abbia fatto un buon lavoro la terza corsia, ma non ha creato le vasche di contenimento. Bene, però grazie sindaco. Poi ecco, avremo modo anche di annunciare il giorno e l'orario di questo incontro con i residenti. Grazie per le spiegazioni. E noi andiamo avanti con il telegiornale, con l'operazione della Guardia di Finanza di Ancona che ha confiscato beni per un valore di 250.000 euro di proprietà degli eredi di un soggetto defunto che tra il 2005 e il 2011 aveva commesso una serie di gravi reati come l'usura, il riciclaggio e la bancarotta fraudolenta, con i quali era riuscito ad accumulare elevate fonti di ricchezza. Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di accertare la completa difformità tra redditi dichiarati, tenore di vita e patrimonio acquisito in virtù dei profitti illeciti. La misura di prevenzione disposta dal Tribunale è prevista dal Codice Antimafia e per la prima volta nelle Marche è stata applicata la normativa che permette di avanzare proposte di sequestro e successiva confisca di beni nella disponibilità degli eredi, purché vengano inoltrate entro 5 anni dalla data del decesso del soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Invece, nell'ambito dei controlli disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa, la Polizia di Stato ha accertato la violazione delle norme anti-Covid in 3 locali, uno nelle vicinanze di Piazza del Plebiscito, un secondo bar in via Mazzini ed infine un ristorante etnico in via Fiorini. I gestori e i dipendenti non indossavano la mascherina e non rispettavano alcune prescrizioni, come la cartellonistica sul distanziamento e il numero massimo di persone che potevano accedere negli esercizi. Tutti e 3 i locali sono stati chiusi per 5 giorni e come sanzione accessoria dovranno pagare 400 euro. Ed ora la sanità, sono 5 i decessi legati al virus che si sono verificati nelle Marche nelle ultime 24 ore, si tratta di 4 uomini e di una donna di età compresa tra i 74 e gli 89 anni. Invece i positivi riscontrati nel percorso nuove diagnosi sono 264, di cui 34 in provincia di Pesaro Urbino. In testa per numero di contagi c'è Ancona con 90 negli ospedali della regione, i ricoveri sono 90 in totale, meno 1 rispetto a ieri. Cala lievemente il numero di pazienti in terapia intensiva e anche quello dei degenti in semi-intensiva. Ed ora ci spostiamo a Pesaro, dove il prossimo 2 dicembre riaprirà il punto tamponi, che però non sarà più a Villa Fastigi, bensì in via Lombardia, al servizio di Angelica Panzieri. Riapre il punto tamponi a Pesaro, ma non sarà più in strada dei Cacciatori a Villa Fastigi. Il comune, assieme ad ASUR, ha deciso di trasferirlo in via Lombardia, dove si trova la sede della Protezione Civile. Una decisione che è stata presa per via dell'aumento dei contagi, che rendono la riattivazione non più rimandabile. Nel frattempo i cittadini che hanno bisogno di fare il tampone molecolare dovranno necessariamente rivolgersi, come hanno fatto fino ad oggi, a Fano o Urbino. La struttura pesarese, infatti, in via dei Cacciatori a Villa Fastigi, era stata chiusa ad agosto scorso, quando l'incidenza dei casi era bassa e i tamponi si riducevano a poche decine al giorno. Per questo l'ASUR aveva ritenuto di dover razionalizzare le risorse, tenendo aperta la struttura di Fano al Cotma e quella di Urbino. A spiegare nel dettaglio quando aprirà e come funzionerà il nuovo servizio è l'assessore comunale Enzo Belloni. Avevamo richiesto ad ASUR di aprire un nuovo punto tamponi a Pesaro e ci siamo proposti con l'ex mercato ortofrutticolo, che peraltro è la sede della Protezione Civile comunale.
e abbiamo deciso quel luogo lì di utilizzarlo nelle ore pomeridiane, perché al mattino ci sono le attività commerciali, quindi non vogliamo interferire nelle attività, nel mercato ittico, nel mercato ortofrutticolo, in tutte le attività che ci sono in quella zona lì. Però ci è stata data da parte dell'ASU grande disponibilità e sarà un punto tamponi che funzionerà dalle 14 in avanti, una volta che insomma, le attività lì sono sospese. Pensiamo di iniziare prima della fine di novembre, porteremo il container che avevamo nella zona del centro operativo, lo porteremo direttamente in via Lombardia, il tendone è già in via Lombardia, i servizi lì ci sono tutti, ci sono gli allacci per il computer, ci sono i servizi per i sanitari e per gli utenti. Quindi è una zona nuova rispetto a quella di prima, che è però secondo me più funzionale e anche più facile da allestire. Il punto tamponi sarà sempre organizzato in modalità drive. Si arriva con la macchina, si abbassa il finestrino e si riparte. I risultati arriveranno dopo un paio di giorni, collegandosi al portale. La gestione è affidata ad ASUR, sia per quello che riguarda il personale sanitario che amministrativo, mentre i volontari saranno quelli che cureranno in qualche modo l'ingresso e l'uscita della zona tamponi. Abbiamo messo a disposizione anche un locale per i tamponi antigenici per i ragazzi delle scuole superiori, perché da parte dell'azienda sanitaria c'è insomma, la volontà anche di sviluppare quel servizio, quindi in quella zona siamo in grado di dare più risposte. E anche a Fano si amplia l'offerta sanitaria con una nuova farmacia aperta in via Canale Albani. Taglio del nastro sabato scorso per l'apertura della nuova farmacia a Canale Albani a fianco del Palazzo di Vetro a Fano. La struttura, già in funzione da qualche settimana, è gestita dal farmacista Emanuele Feduzzi, nonché sindaco di Fermignano, e Michela Biondini. Molti gli intervenuti che, oltre a complimentarsi per la cura dell'allestimento della farmacia, hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai due farmacisti. Una sede farmaceutica unica a Fano che punta soprattutto ai molti servizi per la clientela. Queste le parole di Emanuele Feduzzi. Una farmacia che sarà diversa rispetto a quelle classiche che troviamo, quindi oltre alla parte del farmaco, del parafarmaco, della cosmesi, ovviamente all'interno avremo la parte della preparazione galenica, ma anche e soprattutto tanti servizi, dall'elettrocardiogramma all'holter cardiaco, a chiaramente le varie misurazioni, pressione o che possa essere praticamente trigliceridi, colesterolo, quindi l'autoanalisi, la parte dell'autoanalisi, anche tanti professionisti, quindi dal biologo nutrizionista al logopedista, all'osteopata, all'ostetrica, al preparatore atletico. Saranno tutti professionisti che fanno parte del nostro staff e che quindi arricchiranno l'offerta appunto di servizi che fa la farmacia. Un'attenzione è anche rivolta ai tamponi. È possibile usufruire del servizio tamponi, gli orari praticamente sono quelli della farmacia su prenotazione, ma riusciamo anche a inserire, nel caso di qualsiasi urgenza, riusciamo a inserirle nei vari spazi praticamente che si possono trovare durante la giornata. La farmacia sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, 8.30, 13, 15.30, 19.30. Si è conclusa in un bar del centro storico di Forlì la latitanza di un cittadino albanese di 38 anni ricercato in Italia e in Europa per una condanna definitiva ad oltre 6 anni di reclusione per reati contro la persona e maltrattamenti in famiglia a danno dell'ex moglie che risiede nella provincia di Pesaro Urbino. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti della squadra mobile e del commissariato di Urbino al termine di servizi di osservazione e pedinamento. Per i suoi profili di pericolosità sociale, nel 2016 era stato espulso dall'Italia con divieto di reingresso fino a marzo del 2021. Nonostante questo, dall'Albania aveva ripreso a minacciare di morte la ex. Nell'agosto 2020, poi, essendo diventate definitive 7 condanne che nel frattempo gli erano state inflitte, l'albanese doveva andare in carcere. Il 38enne era tornato nel suo paese d'origine, dove è rimasto fino allo scorso 15 novembre. Quando è tornato in Italia con una nuova identità, ha ricominciato a minacciare la donna, ma il 20 novembre è stato bloccato e arrestato.
Cambiamo argomento, a breve si andranno a completare i lavori relativi al bando ottenuto dal Ministero dell'Interno per 4 milioni di euro, di cui 2 dedicati alla sicurezza stradale. Lo fa sapere l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Fano, Fabiola Tonelli. Verrà riqualificata Piazza Marcolini, per la quale sono previsti 500.000 euro. È prevista la messa in sicurezza di Viale Battisti, che prosegue il lavoro fatto in via Negusanti e via Garibaldi come accesso ciclabile e pedonale al mare, per un costo di 950.000 euro, senza dimenticare gli altri 500.000 di lavori, ha concluso Tonelli, relativi alla sicurezza delle piste ciclabili. E a proposito di piste ciclabili, adesso vi facciamo vedere un video girato da un ciclista che segnala i parcheggi selvaggi sulla ciclabile di via Montegrappa Fano, costringendolo a fare uno slalom tra i mezzi e a passare sulla carreggiata per raggiungere la rotatoria di viale 12 settembre. Sto facendo questo video perché le macchine, io dove passo con la bicicletta, qui c'è lo spazio per passare con le bici, ecco un'altra macchina. Andiamo avanti, passiamo in mezzo alla strada, c'è chi suona e questa è la situazione. Allora, a questo punto ditemi voi se è una situazione che può andare bene oppure no. Come faccio? Ecco, qui già va bene, ma le macchine qui sono tutte da multare, o se no fateci il parcheggio, perché ci sono le due corsie. E adesso mi fermo. Da questa sera prende il via su Fano TV un nuovo programma dedicato ai primi piatti tipici di Natale. A preparare le ricette saranno 9 circoli della città. Ce ne parla Filippo Pucci. Dopo il successo della scorsa edizione delle ricette dei dolci di Carnevale, da martedì 23 novembre parte su Fano TV il format di cucina L'appetito vien mangiando, tra una sfurcinetta e clatra, tra una sforchettata e l'altra. Il nuovo programma dedicato alle ricette della tradizione in chiave natalizia. 9 le puntate registrate all'interno delle cucine Anni d'Oro di Sant'Orso e le Fontanelle a Fano 2. Protagonisti saranno i primi piatti come i cappelletti e i passatelli in brodo, gli gnocchi, i tacconi, le tagliatelle al ragù, i tagliolini, i strozzapreti fino alla polenta coi fagioli. A preparare le ricette i circoli ricreativi fanesi Non solo donna, Gimarra, Cicogna, Anni d'Oro, Orti Chiaruccia, Foro Boario, Colonne del Cielo, Sassonia e Fontanelle. Qui con sto Covid si è stravolto tutto. Noi come Proloco oramai è 15-20 anni che collaboriamo con i servizi sociali sui club, su tutte le iniziative, questa calda terza età, il pranzo di Natale, il dolce di Carnevale. Quest'anno ci siamo dovuti reinventare tutto partendo da zero, perché a Carnevale non si è potuto fare il castagnolo d'oro, che era la nostra manifestazione, e ci siamo inventati i dolci di Carnevale. L'estate, bene o male, abbiamo fatto alcune iniziative. L'inverno era il pranzo di Natale, la nostra chicca. Quest'anno purtroppo con sto Covid vedevamo delle grosse difficoltà, ci siamo inventati i piatti tipici. Insieme ai club abbiamo pensato di rivivere i piatti di una volta. Le puntate in onda tutti i martedì e venerdì a partire dalle ore 21, subito dopo il telegiornale Occhio alla Notizia, sono state curate dalla Proloco di Fano e dall'assessorato al welfare di comunità del Comune di Fano. Quella che parte stasera è un'altra delle tante belle iniziative che fanno parte di un progetto più ampio, il progetto Old But Gold, Anziano Vale Oro, un progetto di promozione della longevità attiva coordinato da Giorgio e Sauro, con queste iniziative che in questi anni sono state rimodulate, riviste, corrette, riadattate. Davvero ci danno un bel esempio, perché dimostrano che è possibile, anche in un periodo come questo, difficile e complesso per tutti come questo, reinventarsi. È davvero un modo per portare, in questo periodo che si avvicina al Natale, un augurio sincero e un abbraccio e un messaggio davvero di fiducia nelle proprie possibilità e di fiducia anche nella comunità.
Allora, subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi la prima puntata dell'Appetito Vien Mangiando conduce, come avete visto dalle immagini, Maria Elena Del Bianco. Invece domani mattina alle 7 torna la rassegna stampa con Massimo Foghetti. Buona serata.